è arrivato l'allarme della Confartigianato oggi. Le imprese italiane, ha detto il presidente Merletti, corrono contromano e ad occhi bendati e si fa di tutto per spingerci oltre confine, per trovare condizioni normali per fare impresa. Il fisco italiano tassa al 68% gli utili lordi di impresa, in Svizzera appena al 30%. Ma diciamola tutta, 68% di tassazione sugli utili lordi di impresa è una cosa che non si può sentire. E poi sempre il presidente della Confartigianato Merletti, la riforma Fornero è da rifare. Ha aumentato costi e complicazioni invece di aumentare l'occupazione. Abbiamo perso 1200 occupati al giorno nelle imprese artigiane e per i giovani è stata una vera e propria debacle. E poi sempre Merletti ha detto: prima abbiamo avuto un governo tecnico supplente, poi lo stallo alla messicana. Intanto nei 600 giorni dal novembre del 2011 a oggi si sono perse 60.000 imprese artigiane. La disoccupazione è cresciuta di oltre 8 punti, il PIL è calato del 3,4%, la pressione fiscale aumenta di 2 punti percentuali, il credito alle imprese è diminuito di 65 miliardi. Obiettivamente sono tutti dati veri, è un bollettino di guerra, ma purtroppo è così. La pressione fiscale sulle imprese, tra l'altro, è di 2,5 punti sopra la media europea. E cioè, secondo la Confartigianato, toccherà nel 2013 il 44,6% del PIL e 38 miliardi di maggiori imposte paghiamo rispetto ai partner europei. Sono 640 euro in più per abitante.